sull'immersion di sapori e di tradizioni si presenta così la prima edizione della Sagra della Seppia e della Canocchia, che si è svolta a Porto Garibaldi, una kermesse dunque che esalta il gusto e che si occupa di valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche del nostro tessuto socio-territoriale. Un evento teso alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, questo è il significato di questa prima edizione della Sagra? Assolutamente sì, abbiamo cercato di dare ampio respiro a quelli che sono i prodotti tipici di questa località di mare, quindi seppie e canocchie, avendo abbinato poi a questi particolari elementi anche una grande disposizione di banchi commerciali e artigianali che producono e che propongono quelle che sono le peculiarità del territorio. E adesso i maestri della gastronomia locale ci attendono per farci assaggiare le ricette a base del piatto principe di questa prima edizione della Sagra e della Canocchia. Allora, cosa stai preparando, Gianni? Allora, qui stiamo preparando le canocchie in umido, che è un tipico piatto della nostra zona, che sono canocchie pulite, come vedi sono, guarda, sono state pulite, vengono lasciate intere, gli si fa solamente un piccolo taglio nel centro. Sugo di pomodoro, aglio, prezzemolo, una cosa semplice, visto che abbiamo prodotto fresco il piatto è sicuramente buono. Vogliamo ringraziare tutti questi volontari che con loro aiuto hanno contribuito alla realizzazione della prima Sagra della Seppia e della Canocchia.